A quanti di voi almeno una volta si è presentato il problema di espellere i dispositivi USB? Perché praticamente Windows dà l'errore che vi farò vedere ora. Praticamente questo non è altro che un bug in termini tech, quindi è proprio un errore che ha il sistema operativo, è una falla di Windows che fino ad oggi non ha saputo risolvere. Quindi praticamente oggi vi spiegherò con un programmino esterno come andare a risolvere questo problema o almeno arginarlo al massimo. Quindi non dobbiamo fare altro che andare ad aprire il nostro browser. Io in questo caso andrò ad utilizzare il mio Firefox, voi potete utilizzare Chrome, potete utilizzare Edge, quello che volete. Nella barra di ricerca bianca vado a scrivere USB Disk Ejector, invio, rifiuto tutto. E vado a scaricare il programmino da questo sito, Quick and Easy Software. Do un colpo di mouse. Perfetto, questa è una preview del programmino che andremo a scaricare. Andiamo sino a giù, accettiamo i cookie, andiamo sino a sotto e clicchiamo su Download It Here, quello verdino. Si aprirà quest'altra finestra e dobbiamo cliccare di nuovo nel verdino Download USB Disk Ejector. Un colpo di mouse e qua sopra il programmino già è pronto, è già stato scaricato. Chiudiamo e praticamente voi ritroverete questo file. Ovviamente questo è un file zippato, quindi io andrò a utilizzare per estrarlo la WinRAR. Se voi non avete WinRAR sul PC potete utilizzare WinZip oppure anche scaricarlo gratuitamente il 7-Zip, quindi qualsiasi programma per decomprimere va bene. In questo caso io darò doppio clic e butterò fuori il file che mi interessa e sarebbe il punto .exe, che sarebbe quello eseguibile, quello che poi andrò a installare. Quindi prendo questo file, lo trascino fuori e me lo ritroverò qua sul desktop. Questo lo posso andare a cestinare perché non mi servirà più. Ok. Quindi l'errore l'avete visto quale dà, quindi è quello dell'espulsione dei dischi. Onde evitare di perdere i dati staccando immediatamente la pendrive o l'hard disk senza aver fatto un'espulsione dovuta, andiamo a noi a cliccare due volte questo programmino. Doppio clic. In basso a destra, in questo caso, troverete il mio hard disk che è chiamato Toshiba Ext, quindi un Toshiba esterno. In questo caso io dovrò fare doppio clic su questo Toshiba XT, quindi quello evidenziato di blu, però perché io ne ho soltanto uno, ma se ci fosse stata anche qua sotto una pendrive, basta che vado a flaggare quello che mi interessa, quindi già è flaggato l'unico che c'è, e do il doppio clic sopra Toshiba XT. Perfetto, no disk found, quindi lui già ha espulso in maniera impeccabile l'hard disk, vado a chiudere e ora posso togliere in tranquillità il mio hard disk. Quindi, con l'aiuto semplicissimo di un programma sempre gratuito, quindi non a pagamento, andiamo a espellere in maniera sicura i nostri dispositivi USB che sono pendrive o hard disk, in modo che non perdiamo qualsiasi dato ed evitiamo di utilizzare l'utility del nostro Microsoft, quindi quello che fornisce Microsoft, in questo caso Windows 11, Windows 10 o 7, perché il problema purtroppo si protrae già da anni. Un abbraccio a tutti, ci vediamo al prossimo video.